Ultima edizione di Stadio News Studio Marco Cullà. Prosegue la preparazione del Palermo in vista della gara di domenica a San Siro contro il Milan. Fabrizio Miccoli ha sostenuto una parte dell'allenamento insieme al gruppo, svolgendo sul finire della seduta il lavoro tattico con il reparto offensivo. Edgar Barreto ha proseguito le terapie e si è sottoposto ad indagini strumentali eseguite dal dottor Paolo Minafra, che hanno evidenziato un miglioramento della condizione del giocatore. Allenamento differenziato e terapie invece per Dossena. Lo staff medico è al lavoro per mettere a disposizione del tecnico al 100% della condizione Miccoli, Barreto e Dossena in vista della sfida casalinga con la Roma in programma dopo la sosta del campionato di Serie A. Tutti e tre quindi non saranno disponibili per la gara di domani a San Siro contro il Milan. Sanino va verso la conferma del 3-5-2 con Ilicic ad agire tra centrocampo e tre quarti, mentre in avanti Dybala e Boselli. Paolo D'Attola, agente di Nicolas Viola, ha parlato ai microfoni di Stadio News 24 della possibilità per il suo assistito di trovare più spazio con il ritorno di Sannino. È una speranza ovviamente, anche perché con Sannino ha sempre avuto un rapporto positivo, dice. Credo che già prima da parte del mister ci fosse stima nei confronti del ragazzo. Gasperini si è arrabbiato perché non aveva preso in considerazione le soluzioni in uscita. C'è stato un confronto, niente di più. Sicuramente Gasperini non lo vedeva. La Lega Serie A ha reso noto gli anticipi e i posticipi dalla 11ª alla 13ª giornata di ritorno del campionato di Serie A Team. Il Palermo giocherà in anticipo domenica 14 aprile alle ore 12.30 in casa contro il Bologna. Parla Stadio News il vice di Gasperini, Juric, ex rosanero. Sentiamo cosa dice nel suo intervento alla nostra redazione. Siamo dispiaciuti perché non abbiamo fatto bene, non siamo riusciti a fare risultati, in poche parole. Penso un po' di tutto, penso che c'è stata anche tanta sfortuna in un periodo dove si sono fatte tante buone prestazioni, però alla fine quello che conta sono i risultati e noi non siamo riusciti a ottenerli. Quando non riesci a fare il risultato nessuno può essere contento, è successo questa volta con noi e basta, è questo. Milan favorito per la nota agenzia di scommesse corse dal bookmaker, il successo del rossoneri è quotato a 1,25, il pareggio a 5,50. Se il Palermo dovesse sbancare San Siro, la quota è di 11. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.